Dalla galleria Vittorio Emanuele, la social TV della Libreria Bocca, il salotto di Bocca in galleria, spazio culturale aperto all'aperto. Allora, ragazzi, siamo stati fermi un paio di giorni per problemi familiari, ma adesso abbiamo ripreso alla grande, abbiamo raddoppiato i canali. Oltre a Instagram e Facebook, ci potete seguire via Twitter, che è @bocca1775, e via LinkedIn, che è Giorgio Libreria Bocca. LinkedIn, Lead, Mastro Kaiser di Social Network. Allora, ho qui il piacere di avere un amico. Io lo conosco ormai da anni, abbiamo fatto anche diverse cose insieme. Lui è Aereo Carnevali, viene appositamente da Bologna per essere nella social TV della Libreria Bocca col patrocinio del Comune di Milano. Caro Aereo, puoi parlare anche senza mascherina, te la puoi levare, perché abbiamo le distanze e tu sei isolato al tavolo. Perfetto. Allora, per voi che invece non lo conoscete, perché tanto a me, quando io conosco un artista, a me interessa il suo linguaggio pittorico, e lui è uno straordinario artista, ricco di materie, ricco di colori, con cui ho già fatto delle mostre e di cui ho delle sue opere, perché poi a me piace conoscere l'artista, ma poi possedere l'opera che realizza. Però, per tutti coloro che invece non lo conoscono, nasce a Modena nell'aprile del 49, è vero o non è vero? È È vero, vero. è vero. Gli inizi della sua carriera di pittore datano nei primi anni 70, quindi sei in mezzo alle avanguardie. Contemporaneamente si occupa di comunicazione aziendale, realizza scenografie per teatro e la televisione, tra cui ricordiamo lo spettacolo teatrale Ho tratto con Riccardo Cucciolla. Ok? E lavora nel campo dell'editoria per ragazzi. E infatti questo ritorna a fagiolo oggi. Perché che cosa hai combinato, caro Erio? Io ho combinato che da un po' di tempo sto seguendo anche la formazione dei ragazzi e produco, assieme al mio staff, alla dottoressa Pignatti e a Rebecca, produciamo libri per artistici per ragazzi sull'arte contemporanea, perché mi sembra che sia una situazione questa da far evolvere. Già che quando si parla di arte si parla sempre di arte che del passato, ma piuttosto sui giovani non si opera sull'arte contemporanea. E questo è stato uno dei primi pensieri che noi abbiamo avuto. Alle mie spalle ci sono già più di 5.000 ragazzi a cui ho fatto dei corsi. Io ho avuto un grande maestro che era Bruno Munari, Beh, allora sei in buone mani, ne hai avuto il massimo che si potesse No, avere vabbè, per la che ho didattica e conosciuto per però. l'arte. Pensa che ho conosciuto grazie a Luciano Caramel, tu sai che lui Vedi, seguiva il movimento certo. d'arte concreta, io lo conobbi, abbiamo anche Conosco avuto. te, conosco Luciano, ma ahimè non sono riuscito a conoscere il Bruno. Sì, io l'ho conosciuto che era già molto avanti, era anche messo così così. Comunque, insomma, parlare con le persone intelligenti ti aiutano a capire. E tutto il nostro lavoro che stiamo facendo è un lavoro che si basa più proprio sull'arte contemporanea, ma più che sulle tecniche, si basa proprio sull'aspetto culturale più generale e anche intellettuale. Infatti vedo qui che c'è questa collana, il suono giallo, dove tu hai portato il cielo, Una una meraviglia. meraviglia, e l'album da Da disegno. disegno, sì. E poi vedo Atelier Carnevali, Sì, quindi hai già una sigla editoriale tua, certo, vedi? abbiamo operato anche questo, abbiamo lavorato su questo, anche perché questa collana che avrà una decina di volumi, due all'anno, è una collana proprio dedicata ai ragazzi ed è una collana che ha testi non orientati per età. Ovvero, cosa vuol dire? Vuol dire che può prendere una fascia dalla primaria, la fine della primaria, fino alla secondaria di prima fascia. Quindi abbiamo creato proprio quegli spazi, anche perché le esperienze che abbiamo avuto, io tuttora sto facendo corsi per insegnanti che sono dentro al MIUR, quindi sono acquisiti dal MIUR come momento di formazione, insomma abbiamo visto che la carenza è soprattutto in quella parte e se noi educhiamo, un contributo piccolissimo, ma educhiamo quella parte, forse creiamo anche dei giovani più vicini a quella che è la comprensione e l'amore per l'arte, per la La cultura in generale. sensibilizzazione verso la cultura e l'arte in Giorgio. generale. Allora, dai, entriamo un po' in queste piccole ma gradevoli pubblicazioni. Sì. Qui vedo che nel cielo, una meraviglia, ci sono degli acquerelli straordinari. Sì, sono opere mie, tutta roba che viene dal nostro atelier, infatti si chiama Atelier Carnevali. Qui ecco, è un libro di lettura. Noi qui, questo a differenza dell'album da disegno, è un libro di lettura.
ma non un libro di lettura come si intende, come intendiamo sempre noi, è un libro di lettura che si riporta all'interpretazione. Noi qui leggiamo il cielo, ma nel cielo cosa leggiamo? Leggiamo, non so, leggiamo qualcosa che ci può indurre a sognare, a pensare qualcosa di nuovo, comunque a pensare, il cielo è sempre diverso, quindi il nostro pensiero può essere sempre diverso. E questo è un modo, ci abitua sempre lui, è sempre nuovo, una cosa speciale. Su quello abbiamo cercato di lavorare. Una lettura non circoscritta, ma una lettura che sia guidata e non a tema, ma che sia aperta, piena di letture fatte dal nostro pensare. Questo è un po' quello che noi lavoriamo, abbiamo pensato di fare nel Cielo della Meraviglia. E c'è questo, poi c'è questa bellissima cosa che a cui tengo moltissimo. Noi siamo abituati molto a guardare, ma poco a vedere. Se noi invece riflettiamo sulle cose, riusciamo anche a vedere, e basta vedere qualcosa di piccolo per poter capire e per poter meglio interpretare. Certo. Noi dobbiamo educare i ragazzi a questo. Certo. Quando tu parli di atelier, noi dobbiamo pensare a dei lavori che vengono pubblicati all'interno di queste pubblicazioni a più mani, o comunque i lavori rimangono tuoi, tu vieni coadiuvato con la collaborazione di assistenti, ragazzi, studenti? E questi, no, in questa collana Sono Giallo io ho, abbiamo un piccolo atelier, ho la dottoressa Pignatti che mi cura tutta la parte dei testi. La supervisione avviene attraverso mia figlia, che è Rebecca Carnevali, che fra parentesi è a Oxford, cioè è in Inghilterra da 7 anni, già dottorata là, e quindi abbiamo una supervisione dal punto di vista proprio strutturale. Okay. Ma le opere ovviamente sono mie, l'impaginazione, facciamo tutto lì, tutto lì. E perché? Siamo quindi un mini libro d'artista per scuole. Proprio così, è mirato. È molto mirato. Io ti faccio i complimenti. Dov'è che chi ci sta seguendo può collegarsi per avere maggiori informazioni rispetto a questo progetto educativo, se magari ti vuole coinvolgere, magari anche in altre città, certo, rispetto certo, alla ma tua. Anche, invitiamo anche qui, visto che siamo su Instagram, siamo sui canali tsc4.com. Erio C, che sarebbe Erio Carnevali, Erio Chioccio, C, chiocciola. Torino, Savona, Catania, tsc4.com. Ok, adesso poi questo periodo, questi acronimi vanno molto di moda, tasti, stessi, infatti possono essere dei bellissimi regali anche di Natale. Allora, adesso, a parte questo straordinario progetto che hai già portato avanti con la pubblicazione di questi due libretti, hai altri progetti che bollono in pentola? Ce n'erano tanti. Ce n'era uno intanto in America, che però ovviamente con la situazione non è andata. Un altro che era a Napoli, un altro ancora che era a Palermo. Sono rinviati o proprio cancellati? Sono rinviati, okay. Sono rinviati. E la cosa che adesso noi, su cui stiamo lavorando, sono questi libri. Sto lavorando su dei mosaici, su delle vetrate. Ho finito le vetrate di Lamezia Terme, della concattedrale di Lamezia Terme, con l'architetto Paolo Portoghese. Sei proprio un artista tutto tondo, sei un grande. Allora, io Erio ti ringrazio per il contributo che tu hai voluto apportare alla social TV della Libreria Bocca. Sì. E ricordo che poi i libretti saranno disponibili qua in libreria. Volevo ricordare che è molto importante qui, visto che tu sei a Milano e può anche servire, volevo ricordare che buona parte di queste pubblicazioni sono state realizzate anche col contributo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha alcuni sportelli anche qui a Milano, a cui devo anche molto perché mi stanno seguendo anche sui corsi per insegnanti. Quindi ce lo meriti, perché comunque diffondi cultura e parti dalle fasce più piccole. Sì, ma che hanno anche più bisogno. Che ne hanno più bisogno, esatto. Va bene, Erio, grazie per il tuo contributo, ti auguro una buona giornata. Anche a te, Giorgio, sei molto carino. Grazie.